va in avanti. Tocco perfetto. Ancora prova a girarsi con il destro il numero 11 indelicato. In due tempi la fa sua Galassi. C'è l'indietro verso Pisapia. Passaggio fuori misura, ma comunque c'è la copertura. Ancora Pisapia con il mancino. Pisapia si distende. Il portiere Galassi. Calabresi, lo scambio in difesa Calabresi, poi il lancio lungo verso Di Lille, ha recuperato il pallone, la conclusione direttamente in porta, facile la presa per Galassi. Parte Parroni con il destro, nuovamente la palla che passa, che rimane lì, la parata di Galassi che salva la porta del Cottini. Il numero 16 Vannozzi, il passaggio poi verso Pauliello che libera il mancino, ancora nuovamente Galassi, poi il tentativo da terra, ma la palla che termina in rimessa dal fondo. Nuovo salvataggio da parte dell'estremo difensore Galassi. Sarà il numero 2 Pisapia. Il movimento di Pauliello che viene servito. La conclusione. Palla deviata da Galassi e calcio d'angolo. Pauliello. Spazio per salire, ma pensa anche al mancino, poi lo prova Galassi, nuovamente ci mette le mani. Ancora 8, palla al piede con Pisapia, con il mancino sulla sinistra, il tocco verso Pauliello, ancora indelicato il mancino, nuovamente Galassi. Pallone da Liberti, il tentativo di fermarlo da parte di Rustici, indelicato in area di rigore, esce Galassi, sfera che rimane lì, ma Galassi da terra con un colpo di reni la fa sua. Parroni, indelicato la conclusione, nuovamente Galassi, sfera che torna su indelicato, però la colpita di mano, ma grandissima parata nuovamente di Galassi. Siamo in maglia bianca, giocata da Pisapia all'indietro, su Paoli, ancora Paoli, sale, palla al piede, va con il destro Paoli, Galassi nuovamente a metterla in calcio d'angolo. La lunga, De Vecchis di testa, Vannozzi riesce a controllarla di petto, Galassi, un altro miracolo dell'estremo difensore del Cottini che poi salva anche il calcio d'angolo.